Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi farò vedere il tutorial di una borsa che sta spopolando sui nostri gruppi di uncinetto e su internet, quella che io chiamo borsa a occhielli. Questa borsa è una borsa molto particolare perché nella parte superiore richiede l'ausilio di occhielli che vengono di solito utilizzati per forare i tessuti, in particolare le tende. Tutti i materiali che io ho scelto di utilizzare per questo mio tutorial sono materiali della Tessiland e i famosi occhielli sono questi. Eccoli, che io ho preso da Tessiland nella misura dei 14 mm di diametro, insieme a 2 metri di catena d'oro, sempre Tessiland, di misura 11 mm. Per farli passare comodamente all'interno dei nostri occhielli. In un mini filmato che ho messo sulla mia pagina Facebook, vi avevo fatto vedere due fondi con i quali volevo iniziare questa borsa. In particolare, volevo realizzarla con questo fondo color rottagno, che, come potete vedere, nelle dimensioni è molto diverso dal classico fondo borsa che viene utilizzato di 31 cm x 10, ma iniziando la lavorazione per il tutorial mi sono resa conto che il tipo di cordino che io sto utilizzando, che è cordino Swan che si lavora con uncinetto 3-3,5, risulta troppo piccolo per essere lavorato bene nei fori del nostro fondo. Quindi, anche per venire incontro alle esigenze di chi ha già un fondo classico di 31 cm x 10, ho deciso di fare il tutorial con questo fondo. Cosa vi serve per fare il tutorial? Vi serviranno sicuramente le rocche di cordino, in questo caso cordino Tessiland, cordino Swan da 3,5 come lavorazione di uncinetto nei colori panna, ruggine o marrone e il cordino nero che io ho già attaccato al lavoro. Vi serviranno ovviamente forbici, marca punti, ago tira fettuccia, uncinetto 3 e 3,5, gli occhielli da 14 mm e la catena. Quindi iniziamo la nostra lavorazione. In questa versione della borsa fatta da me, la lavorazione comincia dal lato corto del nostro fondo, in particolare da questo foro. Andremo a lavorare due punti bassi in ogni foro, tranne che in questo foro e in questo, in particolare il quarto e il quinto foro, partendo dal centro. In questi due fori lavorerò 3 maglie basse in ognuno dei due fori. Continuerò poi la mia lavorazione partendo dal sesto fino ad arrivare qui. E di nuovo partendo da qui contate 1, 2, 3, 4, nel quinto e nel quarto foro 3 punti in ogni foro, 2 punti fino ad arrivare al corrispettivo e poi farete di nuovo 3 maglie basse nei due fori, 2 maglie basse, arriverete dall'altra parte, quindi avrete di nuovo 3 fori, 3 fori, 3 maglie basse, scusate, in ogni foro. 2 maglie basse fino ad arrivare qui dove ci agganceremo con una maglia bassissima per chiudere il nostro lavoro. Come si inizia? Ovviamente dobbiamo fare il cappio al nostro filo. Entriamo con l'uncinetto, in questo caso io sto utilizzando scusate, ho preso l'uncinetto sbagliato, sto utilizzando il numero 3, quindi io vado a entrare nel mio foro, ne esco in questo modo, metto il cappio sull'uncinetto, vedete, e lo vado a portare fuori dal mio foro in questo modo. Faccio una catenella per bloccare il mio cappio e ne faccio un'altra che va a sostituire la prima maglia bassa del mio lavoro. Siccome devo fare due maglie nello stesso foro, rientro, prendo il filo e lo tiro fuori. E faccio la mia maglia bassa, vedete, ho fatto due maglie basse in ogni foro e dovrò fare così fino ad arrivare qui. Quindi faccio ancora
nei due fori successivi, 2 maglie in ogni foro, nel mio quarto e quinto foro farò 3 maglie in ogni foro, quindi una, due e tre. E anche in questo foro ne faccio 3. Ecco qui. La differenza visiva è evidente. Adesso, da questo foro fino ad arrivare di nuovo dalla parte opposta del mio fondo, dovrò fare 2 maglie in ogni foro, 3 maglie nel quinto e nel quarto foro, 2 maglie, 2 maglie, 2 maglie, 2 maglie, 2 maglie, 3 maglie, 3 maglie, di nuovo 2 fino ad arrivare praticamente al mio corrispettivo, che è questo. Qui avrò di nuovo 3 maglie, 3 maglie, 2 maglie, 2 maglie e chiuderò nella prima catenella che ho fatto con una maglia bassissima. Adesso ho terminato di fare l'ultima maglia bassa nel mio ultimo foro, vado ad agganciarmi con una maglia bassissima nella prima catenella che ho realizzato a inizio giro facendo una maglia bassissima. Vedete che ho chiuso questo spazio. A questo punto faccio una catenella e potete scegliere se rimanere con l'uncinetto numero 3 o passare al 3,5 per andare a fare il giro di maglia bassa in costa retro. Ci sono online delle altre versioni di questa borsa. Nella mia io ho scelto di non fare un giro di aumenti successivo a questo per un semplicissimo fatto. Mi metto nei panni di tutte quelle persone che hanno iniziato a fare borse da poco e hanno magari difficoltà a ricordare il numero dei punti, a segnarseli o altro, quindi ho scelto di fare una versione veramente basica di questa borsa. Quindi il prossimo giro viene fatto a maglia bassa in costa retro. Come vi ho spiegato in un altro tutorial, si prende semplicemente la costina più esterna della nostra borsa, si passa il filo e si fa una maglia bassa. Lo faccio rivedere. Nel caso, nell'info box vi metto anche qui in alto il link al video su come ci si attacca ad un fondo borsa, dove ci sono praticamente questi passaggi, la differenza è il numero di aumenti fatto sui lati. Quindi continuate per tutto il giro a fare maglie basse in costa retro e chiudete poi il giro con una maglia bassissima come abbiamo fatto a inizio giro. Qui ho terminato il mio giro a maglia bassa in costa retro, chiuso con una maglia bassissima nella prima catenella con cui avevo iniziato il giro e ho fatto un'altra catenella per iniziare i giri successivi. Farò circa 10 giri a maglia bassa normale, quindi prendete non più in costa retro ma tutta la maglia. Può darsi che ne faccia anche qualcuno in più, nel caso ve lo scriverò nel video. E però adesso vado a disfare un attimo il la catenella del punto bassissimo che ho fatto per farvi vedere come fare il cambio colore una volta terminati i giri in nero. Ecco, allora questo era l'ultimo punto basso in costa retro, però voi quando avrete terminato il giro avrete fatto, diciamo, l'ultimo punto basso normale. Mi prendo il filo bianco per farvelo vedere più marcatamente. Allora, quando andiamo a fare il punto bassissimo per cambiare colore, entriamo nella costa retro della catenella iniziale in questo modo e peschiamo il filo di colore nuovo che vogliamo andare a mettere in questo modo e chiudete con la maglia bassissima. La maglia successiva ovviamente sarà una maglia bassa normale.
Ed ecco che il nostro cambio colore è praticamente invisibile. I punti successivi ovviamente sono con il nuovo filo. Vedete, l'effetto è questo. Dopo i 10 giri o 15, vediamo, di colore nero, proseguirete con il filato color marrone, color oro, color argento, quello che avete scelto voi per staccare un po', e ne farete altri 7 giri. Anche qui, se cambio, ve lo scrivo. E magari vi metto delle fotografie con il numero di giri in modo che non possiate sbagliare. Si passerà a un cambio colore con, in quel caso, il panna che io ho usato qui solo per farvi vedere come si fa. Quindi non fate caso al fatto che sia già qui nel video. E faremo più o meno una ventina di giri con il color panna. Dopodiché vi farò vedere come si fa la parte per introdurre gli occhiali nella borsa. Quindi, ricapitolando, adesso fate 10 o 15 giri, ve lo scrivo poi, di colore nero, 7 giri o più, e ve lo scrivo, di color marrone o l'altro colore che avete scelto, e poi facciamo 20 giri di color panna. Ho terminato i miei giri a punto basso. Quanti giri dovete fare per ciascun colore? Io nel mio caso ne ho fatti 10 di colore nero, 8 di color marrone e ne ho fatti 18 con il color panna. Ovviamente voi potete decidere se aumentare o diminuire i giri in base al vostro gusto. Siamo arrivati al punto in cui ho terminato l'ultimo giro, chiuso con una maglia bassissima, e ho iniziato a dare la forma alla borsa per poter applicare i miei occhiali. Ho fatto ovviamente la prova per vedere se occhiali e catena passano uno dentro l'altro in modo scorrevole, quindi i nostri occhiali vanno benissimo della misura che abbiamo preso, vi ricordo sono quelli da 14 mm di diametro, mentre la catena ha una maglia da 11, quindi il passaggio è assolutamente perfetto. Noterete che c'è una leggerissima differenza di colore perché gli anelli che io ho comprato non sono specificamente color oro, quindi si vede un pochino la differenza. Vi consiglio magari di fare con la catena argento e gli occhiali in argento. Come si fa ad applicare gli occhiali? C'è un metodo che è chiamato il metodo dell'asola. Però prima di tutto dovete dare la forma alla vostra borsa e assicurarvi che il numero di maglie che avete su ciascun lato corto sia lo stesso da entrambi i lati. Nel mio caso sono 8 maglie basse, 8 da questa parte e 8 per le altre due. Vi dicevo che ho preso la misura, quindi come potete vedere i nostri occhiali sono perfetti per il lavoro che noi dobbiamo andare a fare. Risultano un po' grandi rispetto alla forma della borsa, ma io ho voluto, come vi ho già detto prima, fare la versione leggermente più piccola. Ho contato che più o meno ogni occhiello occupa 2/3 maglie basse. Quindi quando io andrò a fare l'asola per il mio occhiello farò un'asola di questa misura. Allora, come vi dicevo, io ho contato un lato di 8 maglie basse e avevo considerato di iniziare il lavoro mettendo nuovamente il filo, ma voi potete fare come sto facendo adesso io senza tagliare il filo come invece io avevo fatto, perché volevo usare un metodo diverso, continuate semplicemente a lavorare le maglie. Io lo faccio senza marcapunti perché riesco più o meno a regolarmi visivamente. Voi vi conviene utilizzare il marcapunti per segnarvi il punto in cui iniziare le catenelle. Nel mio caso io devo fare 4 maglie basse, 3 catenelle ed entrare nella quarta maglia, quindi vado a coprire completamente il mio arco di 8 maglie per lato corto. Adesso prendo il filo nuovo. Come vi ho detto, voi potete continuare senza cambiare filo. Entro nella mia prima maglia, mi aggancio con il filo che in questo caso è dello stesso colore, quindi non devo fare il cambio come ho fatto per la maglia bassissima, non ce n'è assolutamente bisogno. E faccio una, tiro un pochino i fili, due, tre.
4 maglie basse, faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, in questo modo, salto 3 maglie, 1, 2, 3, e mi aggancio nella quarta maglia con una maglia bassa. Io qui ho lasciato il filo un po' troppo morbido, quindi lo vado un attimo a rifare. Terza catenella e mi aggancio nella quarta maglia con una maglia bassa. Vedete che si è creato questa sorta di asolina dove poi noi andremo ad applicare il nostro anello. A questo punto devo ripetere la stessa operazione per questo lato, perché noi dobbiamo applicare due occhielli per i lati corti e due occhielli sui lati lunghi, per un totale di 4 occhielli per lato della nostra borsa. Quindi io adesso giro il mio lavoro, questa la conto come prima maglia, quindi dovrò farne ancora 3, 2, 3, e l'ultima, la quarta. A questo punto rifaccio le mie 3 catenelle, 1, 2 e 3, salto le 3 maglie basse e mi aggancio nella quarta con una maglia bassa. Ecco fatto il nostro secondo, la nostra seconda asola. A questo punto io devo andare a rifare la stessa cosa da questo lato, proseguo tutto il mio bordo borsa a maglie basse. Per quanto riguarda il lato lungo ho fatto 34 maglie basse, partendo a contare ovviamente da questa maglia. Arrivata a questo punto devo ovviamente fare le mie 3 catenelle e agganciarmi nella quarta. Il lavoro quindi deve essere speculare su entrambi i lati. Faccio le mie 3 catenelle, salto le 3 maglie sotto, entro nella quarta con una maglia bassa, considerando questa come la prima delle mie 4 maglie basse fino alla prossima asola. Devo fare ancora 3 maglie basse, quindi questa sarebbe la seconda, terza e quarta maglia bassa. Vado a rifare le mie 3 catenelle, 1, 2, 3, salto le 3 maglie sotto, entro nella quarta, ed ecco che sono esattamente nella stessa situazione del nostro giro iniziale. A questo punto io devo fare queste asole anche per l'altro lato. Se, allungando adesso un pochino il filo, io vado a ridare forma alla mia borsa, quella diciamo che dovrebbe essere poi la forma finale, vedete che i nostri occhielli combaciano perfettamente, quindi dobbiamo svolgere la stessa operazione da questa parte. Io qui avevo contato 4 maglie all'inizio tralasciando quella centrale, quindi adesso io cosa vado a fare? Vado a fare le mie 4 maglie basse, faccio una quinta che è questa, che sarebbe il corrispettivo del mio primo giro, conto altre 4 maglie e ricomincio esattamente lo stesso procedimento per l'altro lato della borsa. Andrò poi a chiudere il giro e continuerò facendo altri 3 o 4 giri, adesso valuto in base a quanto filato mi è rimasto, esattamente sopra a questo. Quando arrivate al punto delle 3 catenelle non fate altro che fare 3 maglie basse normali, come se steste lavorando sul corpo della borsa. Quindi mi raccomando, non saltate le catenelle. Ci rivediamo quando avete terminato questi passaggi per vedere come si agganciano i nostri occhielli.
Come potete vedere, io qui ho già attaccato il mio primo occhiello e ho fatto 3 giri di maglia bassa superiori a quelli al giro per creare l'asola. Come si agganciano gli occhielli? Avete bisogno degli strumenti che sono dentro al kit di Tessilend, che sono questa specie di occhiello in metallo di colore diverso che presenta una parte liscia e una parte con una rientranza leggermente tagliente. L'occhiello è composto da due parti, questa che ha, vedete, questo spessore e questa che è la più sottile. Cosa dovete fare? Dovete innanzitutto allargare il più possibile l'occhiello in cui volete andare a infilare il nostro occhiello in metallo. Prendete questa base e vi appoggiate sopra l'occhiello dorato in questo caso e fate passare questa parte di occhiello attraverso il nostro foro. Dovrete un pochino con le mani allargare la struttura base della borsa perché, ad esempio, nel mio caso, io con gli occhiali da 14 mm il lavoro rimane poco teso, quindi vi converrebbe nel vostro caso utilizzare magari gli occhiali da 11 mm o da 12 se li trovate. Fate sicuramente molta meno fatica, anche e soprattutto a dare il colpetto di martello. Poi dovete prendere la parte dell'occhiello, quello che chiamiamolo piatto, che ha anche qui una rientranza maggiore rispetto a questa parte che è quella che rimane esterna. Girato nel verso giusto lo andate ad appoggiare sopra al foro e con l'aiuto di questo strumento lo andate a tenere fermo così. A questo punto cosa dovete fare? Dovete prendere un martello e dovete dare dei colpi ben assestati sempre a 90 gradi. Mi raccomando, non a 45, se no l'occhiello vi scappa. In questo modo. Ed ecco che avete attaccato il vostro occhiello. Questo è il risultato. Vedete che a me il lavoro risulta leggermente ad onda. Questo perché, come vi ho detto, gli occhiali non sono della misura giusta per fare questo lavoro. Oppure semplicemente potete andare a aumentare il numero di catenelle. Noi ne avevamo fatte 3, potete farne 4 attaccandovi nella quinta e diminuendo ovviamente gli spazi in corrispondenza. In questo modo il lavoro non vi darà questo effetto onda. Con questo metodo andate ad attaccare i successivi occhielli. Ne avrete alla fine due e due per lato. E vi faccio poi vedere come si fa ad agganciare la catena. Come potete vedere, io ho già finito di agganciare gli occhiali e ho già fatto passare la mia catena all'interno dei fori. Vi faccio vedere come ho fatto. Semplicemente voi cosa fate? Con il primo diciamo cappio della catena entrate in questo foro, uscite e rientrate per poi passare all'esterno. Per quanto riguarda la misura della catena in sé, va presa in questo modo. Se non avete già una catena fatta a misura, dovete tendere le parti della catena così, in modo che abbiano la stessa altezza ovviamente da entrambe le parti. Se come me avete preso una catena di Tessilend per aprire le maglie, nel caso non sia una catena già unica, io in questo caso avevo preso 2 metri di catena, ma erano 1 metro e 1 metro, quindi con l'aiuto di un paio di pinze ho aperto delle maglie e ho tolto quelle in eccesso. L'unico problema delle catene cromate è che quando andate diciamo ad aprirle con le pinze vanno a perdere un pochino la cromatura dorata. Quindi cercate di fare meno movimenti possibili perché un pochino tendono a rovinarsi. A questo punto la nostra borsa è finita. Questa, ovviamente, come vi avevo detto a inizio video, è la versione diciamo piccola, cioè non con aumenti nel fondo. Le altre versioni hanno i fondi un pochino più larghi rispetto
A questa però, per mio gusto e per, come vi ho detto a inizio video, venire incontro a quelle persone che non sono molto pratiche con gli aumenti, ho deciso di fare questa versione. Per mio gusto non faccio la parte, diciamo, decorativa del manico perché, ad esempio, qui si potrebbe fare una lavorazione a spighetta rumena piatta per andare a creare una sorta di, diciamo, tracollina con lo stesso cordino. Ci sono dei fornitori che vendono già la catena con la parte della spalla lavorata, quindi se riuscite vi consiglio di prendere quella, anche se vedete anche lasciata così, la borsa è molto carina. Io vi ringrazio per aver seguito anche questo tutorial, vi ricordo che sono a vostra disposizione qui sul canale, nell'info box trovate i miei contatti per la pagina Facebook, Instagram e la mia email. Al prossimo video!